Siete pronti? Vi sto per raccontare questo anime, ma siete pronti ad accettare questa storia? Non credo. Il protagonista Asai viene svegliato dal suo robottino personale abbastanza infame e si mangia una banana scaldata in un tostapane davanti alla TV. Per la precisione, un programma dove una cartomante afferma che le persone nate l'8 ottobre, come il protagonista, oggi faranno incontri elettrizzanti e le parole fortunate sono... Mi fermo subito. Quanto può essere fortunato e sfortunato un ragazzo solo nel percorso da casa a scuola? Beh, oggi lo scopriremo. Parole fortunate. Angolo. Asahi si scontra con una ragazza che gli finisce quasi con le mutande in faccia. Treno. Una donna si addormenta sulla sua spalla. Per spostarsi cadono, lui le palpa i seni, lei mezza addormentata quasi lo uccide con un calcio. Scale. Una ragazza cade dalle scale e gli finisce addosso schiacciandogli la faccia con... Lei si accorge di un rigonfiamento che in realtà era il portabanane che vendono anche da Tiger e gli tira un pugno proprio lì, dandogli del pervertito. Robot elettrico. Un robottino ha rubato un reggiseno a una ragazza che accusa il protagonista di averlo manomesso apposta. Così gli dà del pervertito e viene trascinata via dal robot. Cane. Un ragazzo alquanto femminile viene ingroppato da un cane. Asahi lo aiuta per poi venire ingroppato a sua volta. E qui non dico più nulla. Se non che si trova tutte e cinque queste ragazze e non in classe come nuove studentesse trasferite dall'estero. Ed una è anche la professoressa. Ma a parte tutti i fraintendimenti che poi vengono risolti in qualche modo... Molto strano. C'era un'altra parola fortunata, ovvero lettera. Si ritrova una lettera nell'armadietto con un appuntamento dove la ragazza dell'angolo si dichiara a lui. Immediatamente! E senza mutande? Qui qualcosa puzza. Incontra il ragazzo dei cani e si dichiara anche lui. Ok. Contemporaneamente viene trascinato in un vicolo dalla professoressa perché scappava da dei tirapiedi di un suo corteggiatore e si dichiara anche lei. Cosa? Si incrocia con la ragazza delle scale, che è una modella, vestita da sposa perché vuole sposarlo, e lo porta in un love hotel. Lui la inganna e scappa. E si trova davanti un insistente raccoglifirme che voleva fargli firmare le carte del matrimonio, ed è quella del robottino. Scappa anche da questa, torna distrutto a casa e se le ritrova tutte lì, perché d'ora in poi loro vivranno con lui. Ma c'è una spiegazione per tutto questo, ovvero che suo padre le ha scelte come sue potenziali spose, senza fermarsi alla barriera del genere. Così ora vivranno tutti insieme finché non sceglierà chi sposare, con la limitazione però di non fare figli nel frattempo. Ed ora le ragazze non faranno di tutto per sposarlo. Di tutto! Quindi benvenuti nell'anime in cui il protagonista è un fortunato figlio di puttana bastardo, pezzo di merda. 5! 5! E c'è pure una professoressa! Ah ah ah! Basta, fortunato!